Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, al termine di una mirata attività info-investigativa, hanno effettuato un importante intervento operativo a contrasto delle frodi in commercio, che ha consentito due ingenti sequestri per un totale di oltre 26 milioni di articoli, con indicazioni merceologiche mendaci e o non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Circa 1.400.000 i monili e gli accessori di abbigliamento riportanti false indicazioni qualitative in relazione alla qualità e alla provenienza delle pietre dure preziose e semipreziose, risultate essere poi prodotte artificialmente con pasta vitrea o ceramica, con inserti e minuterie falsamente marchiate argento, ma di fatto composte di rame e nickel. Turchese, corallo rosso, ambra, lapislazzuli, perle e la più celebre perla nera di Tahiti, ovvero ematite o madreperla, sono alcune delle ingannevoli indicazioni riportate sulle collane e i bracciali esposti in vendita. Ingente quantitativo di prodotti illeciti è stato trovato ai finanzieri del gruppo di Torino presso un deposito situato nello storico quartiere di Porta Palazzo, nella disponibilità di un imprenditore cinese e presso il negozio di un cittadino bengalese, sito nel quartiere di San Salvario. Per i titolari delle due attività è scattata la denuncia alla locale autorità giudiziaria per l'ipotesi di frode in commercio, adebito per il quale sono previste pene severissime, oltre alla segnalazione alla Camera di Commercio di Torino per le relative sanzioni amministrative nell'ordine di oltre 25.000 euro.